sono stati consegnati dalla provincia di Reggio Calabria i lavori di difesa costiera tra Cannitella e Sant'Atrada, che in particolare interessano il centro abitato di Porticello di Villa San Giovanni. Per l'attività saranno utilizzate risorse per quasi 1.700.000 euro, di cui quasi 900.000 per lavori. La consegna dell'opera è avvenuta nel corso di una riunione svoltasi nel municipio della cittadina dello Stretto, alla quale hanno preso parte il presidente della provincia Giuseppe Raffa, il suo vice Giovanni Verducci, il vice sindaco di Villa Antonio Messina, gli assessori Marco Santoro e Cosimo Salsone, i consiglieri provinciali Francesco Morabito e Giuseppe Cannizzaro. L'intervento, così come prevede il contratto, dovrà essere ultimato entro dicembre di quest'anno. L'opera si inserisce nel contesto di una serie di interventi avviati alla provincia di Reggio Calabria, in quel tratto di territorio costiero, e finalizzate sia alla difesa della costa sia al rifacimento della spiaggia. È un'occasione importante per ribadire una sinergia interistituzionale fra l'amministrazione provinciale e il comune di Villa San Giovanni, che peraltro si è concretizzato oggi in un atto fondamentale, che è quello della consegna dei lavori per 1.700.000 euro a protezione della costa, e che peraltro in passato ha visto sempre le due amministrazioni protagoniste nell'ottica del rilancio del litorale e soprattutto nell'ottica di un rilancio turistico dell'intera area. Per questo non possiamo che esprimere soddisfazione al sindaco Lavalle, al vice sindaco Messina, all'assessore Santora, a tutta l'amministrazione comunale di Villa San Giovanni e al vicepresidente della nostra amministrazione provinciale per aver seguito in modo pedissequo questi lavori e per aver concretizzato un obiettivo strategico, proprio perché puntiamo su Villa San Giovanni come concreta ipotesi di sviluppo sotto il profilo turistico. È un intervento che ha avuto vicissitudini abbastanza lunghe, perché per diatribe legali legate alla gara tra le ditte interessate ci ha portato ad avere anni di ritardo. Abbiamo avuto in questo la collaborazione della prefettura per poter accelerare i tempi nella erogazione di quelle che erano le certificazioni per la ditta, e quindi oggi ci troviamo a consegnare questi lavori, che darà una risposta importante a quello che è il territorio villese. Ora che va a salvaguardare la costa, ma soprattutto un abitato che era fortemente preoccupato per gli ultimi eventi meteorologici che avevano causato disagi alla cittadinanza del posto. Quindi un grazie non solo per l'opera, ma anche per la sensibilità che l'amministrazione provinciale in questo caso, ma non solo in questo caso, abbiamo visto anche tantissime altre occasioni, come per quanto riguarda le problematiche dell'edilizia scolastica, hanno visto la provincia e il comune lavorare insieme. Quindi grazie ai tecnici della provincia di Reggio Calabria, ma soprattutto al presidente e al vicepresidente, che hanno avuto questa sensibilità nel voler intervenire con un'opera così importante a salvaguardia della costa del nostro territorio.